Una partita che vi ha visto perdere al tiebreak, una partita lottata fino all'ultima palla, che era poi scaturita male con i due set persi, però poi c'è stata una bella reazione. Sì, penso che abbiamo giocato una bella partita, però mancava e manca sempre qualcosa, quindi penso che dobbiamo essere contenti di avere il punto, ma non soddisfatto perché è un'altra sconfitta. Quindi abbiamo fatto delle cose belle oggi, ma dobbiamo lavorare sulle cose che abbiamo sbagliato. Abbiamo chiesto anche al tuo compagno Marra, voi giocatori, vi siete dati una spiegazione perché siete a questo punto? Ti faccio questa domanda perché all'inizio i tuoi compagni, ma anche tu Bertini, che adesso non c'è più, hanno parlato addirittura di playoff quest'anno. Ritrovarsi invece in questa posizione? No, penso è difficile trovare una spiegazione perché stiamo facendo un sport come il pallavolo dove, come si dice, la squadra è tutto, non puoi fare niente da solo. Penso che manchiamo un po' di esperienza, questa può essere una ragione. Abbiamo qualche giocatore che gioca per la prima volta la stagione in Italia, però è veramente difficile trovare una colpa a qualcuno e dobbiamo anche pensare che siamo in Italia, quindi non è che è un campionato come si dice, dove Prevedibile. prevedibile, quindi sì, siamo tutti un po' deluso, penso, ma non è finito, c'è sempre qualcosa da apprendere, sempre qualcosa da imparare e sempre qualcosa da dimostrare. Adesso dobbiamo lavorare su questo e sperare di fare meglio per il futuro. La pallavolo non è uno sport individuale, però stasera François Lecas a un certo punto sembrava in grado, passami la considerazione, di vincere quasi la partita da solo, nel senso che i palloni caldi li hai messi a terra tu, poi c'è stata quel palleggio sbagliato, però poi ti sei rifatto alla grande, hai disputato una grande partita, c'è bisogno anche e soprattutto del miglior Lecà per questo turno grande. No, penso che questa è una pensiera sbagliata. Io ho messo le punti perché i centrali hanno preso tanti, come si dice, spazio, quindi io muro da solo. Ho fatto punti perché le mie compagne di squadra erano di là per coprirmi quando toccavo il muro. Quindi no, penso che non dobbiamo pensare che abbiamo bisogno di una performance individuale da qualche giocatore, abbiamo bisogno di una squadra che gioca insieme. Penso che abbiamo fatto un passo davanti. Potevamo fare due, ma ne abbiamo fatto solo uno. Adesso dobbiamo fare attenzione di fare un altro e non cadere dove eravamo. Quindi penso che lo sappiamo tutti, abbiamo una squadra che sta lavorando molto duro e sta avendo modo per fare questo passo. Questo sarà importante per noi. Per chiudere, la squadra anche stasera nella sconfitta, però ha dimostrato che il gruppo c'è, siete uniti, c'è la voglia, ovviamente c'è la condivisione proprio di provare a uscire da questo momento. Sì, penso che quello che è successo con l'allenatore è stata non un trauma, però era veramente duro per noi giocatori, che lui ha preso la responsabilità, però noi anche la sentiamo, possiamo dirlo, sbagliato. Quindi è vero, adesso vogliamo riprenderci. Penso che io l'ho già visto qualche volta, è sempre un electroshock quando c'è un allenatore che come si dice? Che arriva. Che arriva anche uno Chiede che se ne va. che se ne va, non era la colpa sua, assolutamente no. Quindi adesso è vero che siamo un po'. Sì, vogliamo dimostrare molto di più e questo electroshock penso ha fatto bene la squadra, anche se la colpa non era assolutamente no degli allenatori. Grazie, François. Grazie a voi.